Assessore, alle spalle abbiamo il teatro sociale. Avevamo detto qualche mese fa che dovevano iniziare i lavori. Il progetto inizialmente presentato è stato rimodulato per poter adeguare il finanziamento che è stato concesso alla Regione. Adesso il via libera c'è e come proseguiranno? Quale sarà la cronologia adesso dei lavori? Allora, il progetto ha avuto un taglio nel finanziamento. La Regione siciliana aveva in un primo momento dato l'ok per un importo non formale. Poi questo importo è stato ridotto di circa 70.000 euro, quindi ieri è arrivata la nota ufficiale, il finanziamento c'è, l'abbiamo ottenuto e il progetto va rimodulato con un nuovo cronoprogramma che gli uffici hanno già pronto. Hanno 7 giorni di tempo per elaborare ciò che è stato richiesto, ma ripeto, già l'ufficio aveva in qualche modo ottemperato tutto quanto, quindi manderemo questi documenti. E appena la Regione Siciliana ci dà materialmente il decreto, sarà bandita la gara d'appalto. L'importo adesso è 186.399 euro e i lavori prevedono la manutenzione sia del prospetto e degli infissi, ma soprattutto la copertura del teatro, che non ha avuto da quando è stato restaurato nessun intervento. E abbiamo aggiunto nel progetto anche una serie di strumenti che servono a far operativamente operare questo teatro, nel senso che il teatro era stato ristrutturato come contesto architettonico, però non aveva avuto quello che è in uso al teatro, i microfoni, i tappeti per gli attori, eccetera. Quindi abbiamo pensato soprattutto a questo nel progetto e quindi l'obiettivo è fornire al teatro della strumentazione e soprattutto di eliminare le barriere architettoniche, non tanto per gli utenti che già possono accedere dal cortile laterale, ma per gli attori. E quindi l'eliminazione di una delle due scale dell'accesso al palco e la sistemazione del camerino, che ovviamente deve essere utilizzato sia dagli uomini che dalle donne, con la strumentazione che in questo momento non c'è. Il prospetto però non subirà alcuna variazione? No, il prospetto è un'opera vincolata, nel senso che è un bene architettonico soggetto a tutela e non si parla di manutenzione straordinaria, di piccoli elementi che sono ormai fatiscenti. Sappiamo che circa 2 mesi fa, più di 2 mesi prima della problematica del Covid, sono stati effettuati dei lavori di rimozione di parti pericolanti dal cornicione, quindi questi saranno tutti ripristinati seguendo l'iter che la sovrintendenza ai beni culturali ovviamente ci ha imposto. Ecco assessore, teatro, stadio, le strade, via Nilde Iotti, insomma una serie di lavori che adesso iniziano, che inizieranno. È un lavoro, ecco, a monte, che in questo anno e mezzo, quasi 2 anni dal suo insediamento, adesso insomma inizia a dare i frutti. Sarà, diciamo, da qui al prossimo anno una Canicattì che sarà trasformata in un cantiere da questo punto di vista? Allora, come tutti sanno, chi è almeno addetto ai lavori, i lavori pubblici hanno un tempo di sviluppo che va in media da 1 anno e mezzo a 2 anni. Io mi sono insediata già 2 anni fa, sono passati 2 anni a febbraio e in questi 2 anni sono stati presentati tutti i progetti che erano fattibili, compatibilmente al fatto che non avevamo soldi per la copartecipazione, quindi abbiamo scelto tutti quei bandi che non prevedevano nessun importo per quanto riguarda i fondi comunali, ad eccezione dello stadio e di via Laterizi, che sono i 2 progetti che saranno portati avanti con fondi comunali. Per il resto tutti i bandi sono stati intercettati, Piazza Le Nassirie, le scuole. Ricordiamoci che al di là della manutenzione di tutte le scuole comunali di Canicattì, 12 su 12, abbiamo 2 progetti importanti di riqualificazione sismica, la Carrubba e il Rapisardi, e anche l'ampliamento della scuola di Via Allende, che è stato anche quello finanziato. Complessivamente stiamo parlando di circa 7 milioni di euro di finanziamenti. E ovviamente tutto quello che è stato completato dal punto di vista delle gare d'appalto da qui a qualche giorno, non mesi, partirà. Mi riferisco in particolare alle scuole, stiamo aspettando il tribunale che dia i certificati definitivi per le imprese per dare l'assegnazione definitiva, perché anche lì abbiamo avuto il Covid che ha fatto rallentare di circa 4 mesi tutti i lavori, perché malgrado c'è la ripartenza
alcuni uffici continuano a lavorare in work marking e quindi di conseguenza non ci sono i certificati o le attestazioni necessarie per l'impresa per poter immediatamente iniziare i lavori. Ci sono state tante polemiche attorno a quello che è stato il progetto per lo stadio, che prevede il sacrificio della villa comunale. In ogni caso l'amministrazione comunale andrà avanti, visto che comunque il Consiglio Comunale ha dato il via libera. Allora, io dico che se fai perché fai, se non fai perché non fai, qualsiasi cosa poi alla fine ha sempre uno strascico di polemiche. La scelta politica del sindaco di Ventura è stata quella di portare avanti il progetto dello stadio, ovviamente nelle condizioni in cui era fattibile ed era possibile in questo momento. Parliamo di sacrificio della villa comunale, però chi ha diciamo portato avanti questa battaglia legittima, perché tutte le battaglie sono legittime, avrebbe dovuto prima prendersi il progetto, analizzarlo e verificare